Gaetano Alfonsi, mister della Pontina Futsal, una vittoria molto importante, preziosa, conquistata con molta sofferenza, strategia però azzeccata. Sì, sicuramente, questo è il nostro modo di giocare, io è la mia prima esperienza e penso di essere molto umile, questa cosa voglio trasmettere ai ragazzi, essere molto umili, tanta voglia al di là degli schemi, della tattica, preferisco tanta umiltà e tanta voglia di stare in campo e di vincere. Secondo me la cosa più importante è la voglia, la fame di arrivare. Avete concesso molto possesso palla alla squadra avversaria, però forse era una strategia studiata per poi colpirla inesorabilmente in contropiede? Sicuramente sì, è il mio modo di giocare e di vedere questo sport. Partire da dietro, ripartenze, e penso che si è visto che abbiamo sbagliato molte ripartenze, molti gol che potevamo chiudere molto prima la partita. E a questo punto quali sono le prospettive della tua squadra per il campionato? Ma ripeto un'altra volta ancora che questa è la mia prima esperienza, anche la nostra società ha bisogno di crescere, però nel calcio a 5 tutto è possibile, noi ce la giochiamo ogni partita, partita per partita, e poi alla fine staremo a vedere. Mister Angeletti, pochi errori ma pagati a carissimo prezzo. Sì, in effetti abbiamo fatto un paio di errori gravi e abbiamo pagato, purtroppo succede, loro sono andati in vantaggio. Poi si sono chiusi, hanno sfruttato solo qualche ripartenza, perché poi sotto il profilo del gioco, chi ha visto, abbiamo giocato solo noi, insomma. Sbagliamo molto in fase conclusiva, quindi la paghiamo un pochino. Poi, ripeto, quando si chiudono così, sono bravi a difendersi, tu attacchi per 60 minuti, non riesci a buttarla dentro, il palo al primo tempo, 4-5 palo sul secondo palo, tutto il portiere ha parato, quindi ci può stare. Purtroppo abbiamo fatto la nostra colpa, abbiamo messo degli errori che abbiamo pagato caro. Tantissimi tiri in porta, io ho soltanto forse un appunto da muovere, quel sesto fallo alla fine del primo tempo, forse la gestione dei falli poteva essere migliore. Sì, ma infatti guardi, ne abbiamo parlato con i ragazzi prima della partita, perché la stessa cosa era successa a Nettuno sabato, ho detto ragazzi quando non serve un fallo non andiamo, insomma, quindi poi ho chiamato il time out e ho detto siamo a 5 falli, non, purtroppo hanno commessi altri 2 e la paghiamo, purtroppo nervosismo un po' dei ragazzi, ma ripeto, dobbiamo lavorarci. La mia impressione è che la classifica della tua squadra sia un po' bugiarda, sono 2 sconfitte che per entrambi i motivi potevano essere evitati, non c'è da essere così pessimisti nonostante i 6 punti? No, pessimisti no, chiaro, siamo ancora agli inizi, certo abbiamo buttato oggi una gara che poteva essere nostra, sotto il profilo del gioco e delle conclusioni in porta va per noi, ma vince chi fa gol, l'hanno fatto loro, bravi, complimenti. Insomma. Stefano Cappelletto, presidente della Pontina Futsal, una giornata molto importante per voi, una grande vittoria, è andato tutto per il verso giusto oggi? Sì, noi sapevamo, come avevo detto in settimana, che la partita sarebbe stata difficilissima e infatti si è svolta esattamente così, con noi in difesa, diciamo così, pronti alla ripartenza. Però devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno giocato veramente una grandissima partita contro una grandissima Futsal Latina. Siete stati cinici e spietati, avete diciamo, fatto pagare a caro prezzo ogni singolo errore da parte della Century. Sì, in effetti ogni squadra ha le sue caratteristiche, naturalmente la nostra è questa, voluta espressamente dall'allenatore Alfonsi, una squadra molto quadrata in difesa che colpisce poi nelle ripartenze cercando appunto di disegnare un gol più dell'avversario. Noi non siamo tra le favorite, non abbiamo ambizioni di vittoria, naturalmente andando avanti, confrontandoci con le favorite come la Futsal Latina, naturalmente se ci troveremo nelle zone alte saremo pronti a dare tutto, il tutto per tutto, naturalmente. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV.